Quattro ragazzi e ragazze sono sopravvissuti a un naufragio avvenuto vicino alla spiaggia di un'isola tropicale dopo una tempesta. Erano spaventati e soli, ma sapevano che avrebbero dovuto affrontare le loro paure se volevano sopravvivere. L'isola era bella ma anche pericolosa, circondata da animali selvaggi e fiumi turbolenti. Ciascuno dei bambini aveva una paura diversa. Leo aveva paura dei serpenti, Sofia aveva paura dell'acqua, Martina aveva paura del buio e Valeria aveva paura degli insetti. Con il passare dei giorni i bambini si sono resi conto che dovevano unire le forze per superare le loro paure e lasciare l'isola. Leo e Martin costruirono un rifugio sicuro per proteggersi dagli animali, mentre Valeria e Sofia cercavano cibo e acqua fresca. A poco, i bambini hanno iniziato a fidarsi l'uno dell'altro e si sono sostenuti a vicenda per superare le loro paure. Leo imparò a non temere i serpenti quando Valeria gli mostrò quanto fossero coraggiosi quando affrontavano gli insetti. Sofia ha superato la paura dell'acqua quando ha visto quanto era coraggioso Martin quando ha attraversato un fiume per chiedere aiuto. Alla fine, dopo diverse settimane, i bambini furono salvati dall'isola. Sebbene fossero felici di tornare a casa, sapevano che il vero coraggio non deriva dall'affrontare le nostre paure da soli, ma dal lavorare insieme e sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Sull'isola del coraggio i quattro bambini hanno così imparato una lezione preziosa. Hanno imparato che insieme si può superare ogni ostacolo.